Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Zippy e oggi andremo a vedere dove trovare come potenziare il set ignifugo, o anche detto set dei Goron, quello insomma per andare dove fa caldo, quello appunto ignifugo. So che è un set relativamente facile da trovare, però per una questione di completezza lo voglio portare, e poi comunque magari non tutti sanno come potenziarlo, non tutti sanno dove trovarlo, quindi potrebbe essere utile per qualcuno di voi. Allora, senza perderci troppo in chiacchiere, io in questo momento mi trovo al forte di guardia in centro alla mappa, dove ci troviamo praticamente quasi sempre, e il primo pezzo di armature lo possiamo direttamente trovare in questo punto qua, ovvero alla abiti e armature. Costerà 700 rupie e sarà appunto l'armatura roccia ignifuga. Non so se si può trovare già direttamente da inizio gioco o comunque leggermente dopo, comunque appunto qua si può trovare questo pezzo qua. Non ricordo più se si può trovare già ad inizio gioco. Gli altri due pezzi vi faccio vedere invece dove possiamo andare a recuperarli. Allora, il set completo, quindi anche il pezzo che abbiamo già trovato, si può trovare alla città dei Goron e precisamente alla abiti e armature. Si potrà trovare appunto in questo punto qua. Sarà qui all'interno, come vedete sulla sinistra, e troveremo le scarpe roccia ignifughe a 1200 rupie. Io le ho già, quindi non le prenderò. Armatura roccia ignifuga a 700 rupie, questa mi manca. E avremo anche l'elmo roccia ignifugo, che costerà 1400 rupie. Ce l'ho già, non lo andrò a prendere. Avevo preso solo quei due lì, che erano quelli che costavano di più, e adesso ho preso anche il terzo. Adesso andiamo a vedere il set completo. Il set completo è questo qua. Avrà come caratteristica essere antifiamme. Adesso andiamo a vedere potenziandolo. Arrivando a livello 2 andremo a vedere quale sarà il bonus del set, e poi vi spiegherò anche come potenziarlo fino a livello 4. Ci vediamo alla fata radiosa. Ok, eccolo potenziato a livello 2. Come vedete, il bonus del set è a prova di fuoco. Ciò vuol dire che se noi toccheremo il fuoco non bruceremo. Facciamo una prova. Eccoci qua in mezzo al fuoco e come vedete non prendiamo fuoco. Attenzione che però non vale per le nostre armi di legno. Quelle prenderebbero fuoco sì, perché non sono all'interno della nostra armatura, ma sono all'esterno. Questo potere serve soprattutto contro i nemici che sputano fuoco. Adesso togliamo Link dalle fiamme e adesso vi elenco quello che serve per potenziare il set. Allora, per arrivare a livello 1 ci servono 3 corni di Grublin e 10 rupie. Passerà la difesa, passerà da 3 a 5. Per il livello 2 ci serviranno 5 denti di Grublin, 5 lucertole fuoco e 50 rupie. E la difesa passerà da 5 a 8. Per il livello 3 ci serviranno 5 corni di Grublin blu, 5 farfalle del sole, 15 pietre focaie e 200 rupie. La difesa passerà da 8 a 12. Per il livello 4 ci serviranno 5 denti Grublin nero, 5 farfalle del sole, 30 pietre focaie e 500 rupie. La difesa passerà da 12 a 20. Ovviamente queste quantità servono per il singolo pezzo di armatura, quindi se volete potenziare tutto il set dovete moltiplicare per 3 tutto quello che vi ho detto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Nel caso fatemelo sapere lasciando un bel like, iscrivetevi al canale per seguire le varie guide di questo gioco e i vari gameplay che usciranno più avanti. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.